oggi siamo qui in Piazza della Repubblica Borgaro per il primo memorial dedicato in onore di Nuccio Scatena. Questo memorial è stato indicato dalla Proloco, nel direttivo abbiamo discusso come e a chi intitolarlo e è venuto subito in mente a tutto il direttivo quello di dedicarglielo a Nuccio Scatena. Perché Nuccio Scatena? Perché Nuccio Scatena è stato un personaggio sul territorio a cui ha dedicato la sua esistenza ai giovani, prendendo i giovani e portarli o all'oratorio o toglierli dalle panchine, farli giocare a calcio, insomma tenerli impegnati in modo che questi ragazzi non deviassero per altre strade. Ma non solo, Nuccio Scatena è stata anche una persona a cui ha dedicato la sua esistenza in Africa, in Tanzania e nell'Africa del Sud, facendo i pozzi, dando modo di insomma, soddisfare la loro questione idrica. Proprio nel suo ultimo viaggio Nuccio Scatena è mancato in Africa. Questo memorial abbiamo sentito la famiglia e la famiglia ci ha dato l'ok per andare avanti. Devo dire che ci ha seguito passo per passo, abbiamo avuto anche da parte dell'amministrazione l'ok a cui abbiamo sia la parte di avere assieme a noi la squadra dell'amministrazione a cui non dimentichiamo che Nuccio Scatena è stato il primo difensore civico della città di Borgaro. Cosa dire? Oggi siamo qui alle semifinali e alle finali. Abbiamo avuto la partecipazione di 8 squadre, di cui la maggior parte di tutti i ragazzi che hanno in qualche modo hanno avuto a che fare con Nuccio Scatena. Ragazzi che oggi hanno una cinquantina d'anni, 45 anni, 48 anni, in modo che questo è il modo più bello per onorare la memoria di Nuccio Scatena. Io voglio ringraziare, qui ho Pietro Longo, ho Walter Bertino, Mario Capello, Mario Pizza, Luciana Caldara e Antonio Marella. Questo è il nostro direttivo, questo direttivo ha fatto sì che questo memorial andasse in porta e si facesse. Siamo soddisfatissimi, ieri è stato con noi tutto il pomeriggio la signora Egle, che è la moglie di Nuccio Scatena, con tutta la sua famiglia. Stamattina sarà qui insieme al sindaco a premiare la squadra vincitrice, ma hanno voluto che tutti fossero premiati i giocatori, per cui abbiamo il trofeo, come potete vedere, il trofeo che è stato messo in palio dalla famiglia. Noi abbiamo messo le 3 targhe, primo, secondo, terzo e quarto posto, e poi verranno premiati tutti i giocatori che hanno partecipato con la medaglia. Io penso che questo memorial proseguirà negli anni futuri proprio per le cose che ci siamo detti, che abbiamo detto, e per la persona a cui è stato Nuccio Scatena. E devo dire grazie Nuccio, perché da lassù hai fatto sì che oggi e ieri il tempo fosse clemente, per sì che questa manifestazione fosse stata fatta all'aperto e non al chiuso. Noi siamo un gruppo di amici che ci siamo voluti iscrivere a questa giornata molto importante per ricordare Nuccio, una persona stupenda che ha dato tanto a questa città. Abbiamo voluto partecipare con una squadra fatta di amici, molto bravi, molto preparati, e quindi siamo molto contenti di essere arrivati in finale dopo una grande prestazione contro il Lattes, anch'essa squadra molto ostica da affrontare. Ripeto, ringraziamo anche la Proloco per l'invito a questa iniziativa, e anche il Comune per aver organizzato e tutto.
Bene, adesso ci prestiamo a giocare la finale, si sta svolgendo in questo momento l'altra semifinale, cercheremo di dare il massimo anche in finale per portare in alto il nome del Cafudda. Io faccio i complimenti a Tony Cotroneo che oltre ad essere un grande calciatore è anche un grande amico, gli faccio i complimenti per questa manifestazione, ha dato il massimo ma lo si sa, lui è una grande persona e questi sono i risultati. Sì, abbiamo vinto contro una squadra molto, molto forte, soprattutto sul territorio borgarese come il Lattes Borgaro che ogni anno punta a fare un campionato, quindi siamo ancora doppiamente contenti. Daremo ancora il massimo per la finale, quindi adesso ci prepariamo mentalmente alla finale. Grazie alla Proloco che sta organizzando da un po' di tempo a questa parte una serie di iniziative che richiamano parecchie persone in piazza. Questa idea del calcio balillo umano è un'idea originale, bella, che sta funzionando, che sta portando tanti ragazzi in piazza, e quindi siamo contenti del successo della prima iniziativa, del primo Memorial Nucio Scatena. Nucio Scatena appunto che, come forse molti di voi sapranno, ma non tutti, è stata una persona a cui Borgaro credo debba molto, soprattutto i ragazzi della mia generazione che attraverso Nucio hanno scoperto il gusto, il piacere dell'aggregazione, dello spendersi per la città e del fare le cose per gli altri. Dopodiché Nucio è stato tanto altro, è stato difensore civico, è stato consigliere comunale, è stato missionario in Africa, in Tanzania insieme ad altre istituzioni religiose, e ha fatto tanto per Borgaro e per gli altri, quindi credo che questo memorial dedicato a lui gli faccia onore. Lui oggi sarebbe contento di vedere tutti questi ragazzi in piazza, così come siamo contenti noi come amministrazione, credo come Proloco, di vedere tutti questi ragazzi che si divertono con questa primo memorial Nucio Scatena. Come dicevamo prima, un memorial che è riuscito, un'iniziativa divertente e originale qui in Borgaro, dedicata a una persona che ha lasciato il segno nella nostra città, cioè Nucio Scatena. Abbiamo qui con noi la famiglia, sono con noi le due figlie, Claudia e Francesca, e le nipoti. Questa iniziativa è dedicata a Nucio, chiaramente. Nucio si è speso tanto per Borgaro, si è speso tanto per i giovani, e questa è un'iniziativa rivolta ai giovani. Siamo solo alla prima edizione, vogliamo sicuramente ripetere questa esperienza. Lo faremo nei prossimi anni, magari con modalità diverse, magari durante l'estate, non diciamo nel mese di ottobre, però sicuramente un'iniziativa che vale la pena di essere ripetuta, e soprattutto un'iniziativa che aveva lo scopo di fare aggregazione come piaceva Nucio, e fare aggregazione tra i ragazzi come piaceva Nucio. E quindi una dedica veramente speciale a lui, un ringraziamento a voi che avete collaborato con l'amministrazione, e un ringraziamento alla Proloco che ha organizzato questa iniziativa. Quindi sicuramente possiamo già dire adesso che diamo l'appuntamento al secondo memorial dell'anno prossimo, e ringraziamo veramente tutti quanti, e soprattutto veramente ringraziamo i ragazzi che hanno partecipato a questo memorial e hanno dato vita a questa bella iniziativa sul nostro territorio. Io volevo semplicemente ringraziare l'amministrazione comunale, la Proloco, il signor Villani che si è prodigato in maniera esemplare perché il tutto riuscisse e funzionasse nel migliore dei modi, e ringrazio tutti che vi siete ricordati di papà, e questo ci ha fatto molto piacere, anche se sono passati 16 anni, comunque vuol dire che nessuno se l'è dimenticato e ha lasciato un segno. Grazie a tutti.